se non se ne occupa lei, il donnino, la casa resta brutta, la casa deve diventare bella, specialmente ora che siamo nuovamente tutti uniti, eh? Me ne vuoi? No. Allora usciamo domani? Sì. Vabbè, usciamo domani. Anzi, sai cosa facciamo? Domani prendiamo la macchina e andiamo a fare un bel giro per i castelli. Noi due soli. Io e te, i due sposini. Facciamo colazione poi. Va bene? Sì. Ah, arrivederci, cara. Hai bisogno di niente poi? No, grazie. Ciao. Ciao. Senti. Ricordati che hai anche un appuntamento alle 4:30. Un appuntamento? Sì, all'hotel Helvetia, mi pare. All'hotel? C'era un biglietto. Biglietto? Sì, sulla toilette. Mentre mi vestivo. Un biglietto? Ah, la Barney. La Barney. Figurati, chi ci pensava più, mi era passato proprio di testa. La Barney, oh, seccatura. Quella si è messa in testa di entrare in arte e vorrebbe che io... D'altra parte, sei la vedova di Acerbi, l'impresario. La figlia della Kobleski, sai, la ballerina russa. È straniera? No, lei no, la madre. No, no, perché il biglietto... È scritto in francese. Il buon ton. Ti dico, è una povera stupida quella. Dice che ha desembarrato a Jean. Desembarrato. E beh? Niente. Ma cos'è? Una scena che mi vuoi fare? Oh, per carità. Io delle scene. Stai prendendo un certo tono. Che tono? Non vorrei che pensassi che sia io a provvedere agli ambarradi di quella signora. È veramente quel biglietto. Non vedi che non mi sbagliavo? È una scena. No. Andiamo, Giulio, ma quando mai ti ho fatto delle scene? Infatti, quando mai? Quando mai? Tu non ne fai mai scene. Non parli. Ecco. Dunque, capace poi magari di stare 15 giorni col muso, vero? Perché tu appartieni a quella categoria di donne che tacciono, soffrono e tacciono. Senti, lasciamo andare. E sapete perché tacete, perché non fate scene? Perché capite benissimo che con le scene si finisce quasi sempre per ragionare. Per smontare le apparenze e chiarire gli equivoci, ed è questo che non volete. E non lo volete perché poi non potreste assumere più quell'aria della vittime... vittime rassegnate. Che vi sta tanto bene. Parola d'onore, c'è più perfidia in questo che se le faceste realmente. Siete le donne dolci, voi, le marti. Già, voi avete l'aureola e la cattiva luce poi cade sugli altri, perché di fronte a voi, noi tutti si finisce per diventare, che so. Ecco, guarda, io ho la coscienza tranquilla. Tranquilla vada, perché non c'è niente in tutto questo, niente di quello che tu ti immagini, ma a vederti così mi sento... sento... che me ne andrò fuori con la pace rovinata. Ecco. Rovinata, rovinata. Perché nessuno potrà levarmi dalla testa che la causa di tutto questo sono stato io, infatti è così. Sono io. Chi può negare che sia io? Sono io, sono io. Brava, brava, piangi. Ci volevano anche le lacrimucce. È soltanto un'ora che sei qui, un'ora. Ah, bel programma. Bel programma davvero per altri 10 mesi. Fino alla prossima villeggiatura.
Mamma, mi attacchi meglio questo bottone che ciondola? Sì, vieni. Vieni, tesoro, vieni. Mettete via i vestiti e non li riguardate nemmeno. Abbi pazienza, caro, sai, ieri abbiamo fatto tutto in fretta. Abbi pazienza. Mamma. Sei stata tu che hai detto a papà quella cosa di Viareggio, eh? Sì. Ti ha detto qualche cosa di sgradevole? Figurati. Poi sai come papà, è divertente quando entra in certi argomenti. Ha delle uscite così impreviste, così sue. Non si sa mai se parli sul serio o per burla. Cosa ti ha detto? Mi ha detto che è il mio tempo. Che gli dispiace che io abbia sofferto e... Ora però soffro meno. Meno male, no? E poi... Mamma, mi ha detto una cosa, ma non te la dico perché ho paura che poi tu ti arrabbi. Cosa ti ha detto? Te la dico? Ma sì. Beh, mi ha detto che in certe cose, se qualcuno deve piangere, è sempre meglio che siate voi, perché poi ci volete più bene. È proprio un gran papà, eh? Perciò bisogna volerli proprio tanto bene. Tieni. Vai, caro, ricordati che il pranzo è alle 8, eh? Sì. Ciao, mamma, eh? Ciao, ciao. Se hanno la bontà di attendere. Grazie. Un momento, avverto la signora. Grazie. Faccia pure. Ma se la signora è occupata, le dica che non abbiamo fretta. Voi la conoscete? Sì, sì. Ci vediamo di rado, ma... Io l'ho qui presentata una sera all'Argentina da suo marito. Beh, mi sembrò un tipo insignificante. È una buona donna. Sapete se Giulio abbia intenzione di prendere con sé la famiglia? Non credo, almeno finché dura con quest'altra. Pensi che lei sappia? Mio caro, un marito può ignorare, una moglie mai. L'amore rende gli uomini ciechi ma raddoppia la vista alle donne. Badate che ha una bella fortuna. La Sabelli, non mi direte che abbia dei meriti tali da... Non recita male. Ma andiamo. Poi per essere la prima attrice di un teatro stabile all'estero e per giunta a Buenos Aires, dove i confronti con le nostre migliori li possono fare. È una bella femmina, è elegante. Ecco, femmina. D'accordo. Lui la sa dirigere? Io ho fiducia nell'impresa. Io no. Sapete quando valeva lei? Quando faceva la tricetta nelle compagnie secondarie. Ma è sempre così, caro Bistelli. E lui non era meglio quando i capocomici si rifiutavano di leggergli le commedie? Allora ha scritto le sue migliori. Dile meno peggio. Andiamo, Giacomi, non esagerare. Tu sai che le stroncature io non le ho mai risparmiate. La signora è dispiacentissima. Dopo colazione le ha preso un forte mal di capo e... Ci dispiace. Ma c'è il signor Linari, possono parlare con lui. Il padrone ha fatto colazione fuori, non ha lasciato detto quando rientrerà. Signor Linari? Sì? Bisogna che dica a Linari che l'appartamento a Buenos Aires c'è. Per lui? No, per lei, credo. Allora per loro. Oh, ciao, Bestelli. Come stai, caro? Buongiorno. Caro Linari. Buongiorno. Volevate Giulio? Sì. Ti senti autorizzato a ricevere una commissione? Che commissione? Sì, veniamo ambasciatore di un gruppo di amici, colleghi, suoi vecchi compagni di studio, per pregarlo di accettare un invito all'Ulpia per domani sera, che vorremmo fargli un po' di festa e augurargli buon viaggio. E i più lieti successi. Appena verrà, glielo dirò. Io sono qui tutto il giorno, sto mettendo via i libri. Sai che abbia impegni per domani sera? Ah, non lo so. Facciamo una cosa, dove posso telefonarvi? Al giornale. Ah, va bene, senza meno. Linari? Ah. Poi.
uno dei figliuoli. Buongiorno. Buongiorno. Senti, la collezione diamante, devo metterla nella cassa? Beh, sarà meglio domandarlo a papà. Perché nella nota non c'è. E allora lasciala fuori, casomai la mettiamo via in ultimo. Vabbè, con permesso. Prego, prego. Prego. Simpatico ragazzo. Sì, e conoscete gli altri due? No. Io sì, sì, è molto tempo che non li vedo, ma li conosco. Il maggiore, Giulio, ha preso moglie. Ah, non sapevo. È un anno oramai. Adesso è a Napoli, per l'elettrificazione delle ferrovie meridionali. Ah, elettrotecnico. Sì. E vive a Napoli? No, no, a casa a Roma, la moglie è qui. E il secondo? Il secondo è Ava Colonna, redattore. Ah, ma quello lo conosco. Un collega, un po' in erba. Beh, io direi, visto che l'amico non si fa vedere. Eh sì, possiamo andare. Allora glielo dici tu. Sì, all'Ulpia avete detto. All'Ulpia. Pare che interverrà anche Sua Eccellenza Paleo. Attacco, un banchetto ufficiale. Allora ci telefona al giornale, dalle 5 alle 5 e mezza. Alle 5 e mezza, esatto. Arrivederci. Buongiorno. Zaira? Ciao. Ciao. Zaira? Compagna. Ah, scusa, mi dimenticavo. Dovresti farmi un piacere. Dire a Giulio che ho ricevuto la risposta da Buenos Aires circa l'appartamento di cui mi avevi incaricato. Sai, eh sì, insomma, mi capisci, no? Ho capito, ho capito. Ciao, grazie, scusa. Ciao. Allora, all'ultima... Ci sono ancora dei biglietti, dei telegrammi. Dove? Là sulla scrivania. Cos'ha la signora? Ma cosa vuole che abbia? Il solito. Non ho voglia di vedere della gente che non sa nemmeno chi sia. E poi, per ricevere degli auguri, dei rallegramenti, Che sta facendo ora? Gli prepara il baule. Puoi immaginare con che faccia, povera signora. Andiamo, sei. Oh, ma lui l'ha trovata, beh. Oh, se l'ha trovata, quella che lo farà dannare. Sì, per ora non se ne accorge. Ma il suo castigo comincia già. Sta zitta, Zaira. Ma io non parlo. Veramente vorrei che il diavolo se la portasse, dove intendo io. È arrivata la posta? Sì, è là. C'è niente per me? No, niente, no. Come? Possibile? Tra quelle di papà? Ma no, no, ho guardato bene. Crede che non la conosca la calligrafia? Già, uffa. Ma fanno bene a trattarvi così. Beh, che ti prende adesso? Sicuro, fanno benissimo. E farebbero meglio cominciare da fidanzata. Va là, piantala, va. Sì, sì, tante storie adesso, vero? E poi quando prendete moglie... Povere donne. Scusa, non c'è niente per me. No, roba di papà, lascia fare, non c'è niente per te. Sì, ma si aspetta che le scriva io per primo, aspetta un pezzo. A me lo dici. Ciao, Linari. Ah, senti, Giulio, senti. Cosa c'è? Guarda che sono usciti adesso Acciari, Prestelli e Giacomi. Cosa vogliono? Un invito per domani sera all'Ulpia. Oh, che idee. Guarda che c'è anche il sottosegretario all'istruzione. Aspettano una telefonata al giornale dalle 5 alle 5 e mezza. Vabbè. Telefoni tu? Sì, vengo subito. Va bene. Lo fa per farmi rabbia. Chi? A lei, a non scrivermi. Ah, e tutto questo per qualche osservazione nella mia ultima lettera. Ma domando io... Se non posso permettermi un'osservazione adesso che siamo fidanzati, figuriamoci poi da sposati. Figuriamoci. Guarda, Linari, dovreste qui, dovreste farmi la cortesia di consegnarle al notaio. Questi? Sì. Quella è roba che va nella cassa? Sì, papà, era tutta nella nota. L'ho preso, bisogna completarla, sì, no? Sì, di un po', di Giorgio nessuna notizia? No, papà. Mi toccherà partire senza salutarlo. Forse sapremo da Luisa, so che gli ha telegrafato di nuovo. Ah, vabbè. Oh, guarda, qui c'è tutta la tua corrispondenza, Niente di tuo, sei buono. Quanto roba di papà. Bisogna rispondere a tutti. Se sapessero che effetto mi fanno tutte queste parole più o meno sincere, beh... Vuoi cominciare tu? Sì, sto facendo. Guarda, metti da parte gli amici, a quello rispondo io. Per il resto basta un semplice PR. Carta da visita. Va bene. Nino, dica sì, te. Sì, andiamo, scusa. Su.
la stiratrice ha mandato queste camicie e dice che delle bianche non ne ha più. Vabbè, dia alla signora di metterle nel baule grande, ne tenga fuori qualcuna per quello piccolo. Sì, signore. Che fai, mamma? Preparo il baule per il papà. Ah. Di Giorgio si sa niente? No, forse sapremo da lui. Anche lui? Sa che papà parte fra 3 giorni, da Napoli che ci vuole? E Mario? Deve essere al giornale. Aveva promesso di darmi una mano per le casse, ma quando si tratta di fare i loro comodi, e così devo fare tutto io, e invece avrei tanto bisogno di un po' di riposo. Mamma, sai che non ho ancora ricevuto una parola? È ostinata, testarda. Ma in fondo che cosa le dicevo nella mia ultima lettera? Delle cose giuste. Se non posso permettermi un'osservazione da fidanzato. Sì, ma si aspetta che le scriva io per primo. Papà ti ha detto che torna fuori. Non so, mi sembra. Però non è allegra, la vita. Ci vogliamo bene e sono più i dispiaceri che le gioie. Io faccio bene a non cedere, no? No? Mamma! Ma non mi ascolti? Sì, ti ascolto. Domandavo se faccio bene a non scriverle. Se vuoi farla soffrire. Ma è anche lei che fa soffrire me. Vabbè, vediamo chi si stanca prima, eh? E allora, su, coraggio. Vai a scriverle una bella lettera, eh? E mettici i baci della tua mamma. Ecco, così l'avrà sempre vinta lei, eh? Però le voglio proprio dire che sei stata tu a consigliarmelo. Ah, non dire sciocchezze, che l'avresti scritto lo stesso. Come siete solidali, voi altre donne? Infatti. Mamma! Dimmi, se papà ci chiama laggiù, come facciamo? Ma perché? Ma come? Lei qua, io laggiù... Bisognerebbe che prima potessi finire i miei studi, poi sposarla e dopo raggiungerla. Sì, no, ma c'è tempo. Ma no, ma hai sentito papà? Ha detto che appena posto, fra 5-6 mesi ci chiama. E allora non vedi che del tempo ce n'è per pensarci? Andiamo, su, vai a mettere a posto il disco. Beh, allora io vado a mettere a posto questi benedetti libri e poi le scrivo una bella lettera lunga funga, eh? Linari. Dica, signora. Sa se Giulio si fermerà molto a Parigi? Non lo so. Perché se si ferma molto non credo che basterà la roba che ho messo nel baule piccolo. Bisognerebbe domandarlo. Glielo mando subito, signora. Mamma? Dove papà? È nello studio. Ho bisogno di te, sai, mamma, che tu mi aiuti. Vi sono delle brutte notizie. Sì, caro, sì, un momento, vengo subito. Qua, piano, piano. Sì, sapete che mi vogliono fare lo sgambetto? Sì. Rieti, ho offerto di concorrere a metà della spesa. Capirete, di fronte a questa offerta di Rieti, finiranno per mettere da parte me. E badate che quando si incominciò a parlare di questa crociera al giornale, il primo nome a farsi fu il mio. Ma che cosa volevi dalla mamma? Che parlasse con papà e lo convincesse ad andare lui dal direttore e magari per le spese fare le stesse offerte di Rieti. Che dici, che papà accetterebbe? Beh, se glielo dice la mamma può darsi. Che canaglia. E li chiamano amici. Mi stava a fare il carino sul viso e intanto dietro le spalle. Che dici, Linari, che papà dirà di sì? Senti, Mario. Sì? Vuoi un consiglio? Dimmi. Sarebbe meglio che parlassi tu direttamente a tuo padre. Ma perché? Perché la mamma in questo momento... Ma vedi, no? Ma sì, è vero. Insomma, del resto non si potrà mica pretendere che questa partenza paralizzi ogni cosa, no? E c'entra paralizzare? Io dico che è meglio che parli tu direttamente, papà. E se a me dice di no? Non vedo allora perché dovrebbe dire di sì a tua madre. Ma perché, perché? Perché sento che alla mamma, ora, papà... Ah, meno male. Vedo che ti rendi conto abbastanza. Ma no, Linari, non complichiamo le cose. Ah, infatti tu le semplifichi. Pensi a te e buonanotte. Penso a me. Capirai che se al giornale mandano me, dopo 8 mesi, un anno di corrispondenze così interessanti, la mia strada è fatta. E se mi sfugge questa occasione, prima che si ripresenti... Insomma, c'è di mezzo il mio avvenire. Non posso mica soggettarlo a riflessioni sentimentali. È la vita, mio caro. E mi volevi.
pazienza, mamma. Anzi, perdonami, so che in questo momento dovrei lasciarti tranquilla. No, 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 dimmi, cosa c'è? Delle difficoltà? Ecco, c'è che Rietti, capisci? Si è offerto di concorrere alla metà della spesa. Ah, e allora? Ecco, io pensavo che se papà andasse lui dal direttore, sono amici i confattori, e offrisse le stesse condizioni di Rietti, capisci? Sì, 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 capisco. Se tu potessi parlargliene, capirai che con questa crociera il mio nome è fatto. Dunque tu dovresti parlare a papà, ma subito, altrimenti non si fa più a tempo, perché dovrebbe andare lui dal direttore. Che ne dici? Staresti via molto. Oh, non so, 8 mesi, 1 anno al più. Gliene parli? Di mamma. Sì, caro, sì, appena sarò un momento con lui. Ma perché non vai subito? Ma pazienza, c'è Nino, c'è Linari, un momento. Ma non vorrei che quell'altro combinasse prima di me. E se papà va via per lettera, non si ottiene più niente. Beh, allora, hai messo da parte le lettere degli amici? Sì, le sto dividendo. Ah. Anzi, guarda, ho messo da parte anche dei biglietti. Sì. Perché andando a persone di riguardo, è meglio che l'indirizzo lo faccio su. Vabbè, vabbè. Anzi, c'ho... devo averlo a notte. Sei tranquillo. Va bene, li scriverò. Ma io torno subito, mi raccomando, sì. La cassa, eh? Sì, ci va subito. Dove va? Non lo so. So che deve telefonare a quelli del banchetto. Se avesse pensato si poteva ora, perché può star via fino a sera e se là al giornale decidono... Beh, Mario. Che c'è? Beh, ma non vorrai che faccia tutto da solo di là, ti sembra? Ma sì. Servietti mi fa lo sgambetto. E che cos'è questo banchetto? Ha un invito per domani sera all'Ulpia. C'è anche il sottosegretario all'istruzione. Chi era? Acciari, Bestelli e Giacomi. Chi? Giacomi il critico? Il critico. E è venuto lui ad invitarlo? Sì. Oh, ma che coraggio! Dopo tutto il male che gli ha fatto, o meglio, che ha tentato di fargli. E scommetto che Giulio sarà tanto buono domani da stringergli la mano. Che cara signora che lei... Ma non ho ragione, forse. Sì, ha ragione. Ma è la vita che non ha ragione. Questa è Luisa. Ah, sì? Vediamo. No, lascia andare. Ci vado io. Vedrà che c'è anche Giorgio. Vediamo. Luisa. Ciao, mamma. Come va? Buongiorno, Linari. Buongiorno, cara. È arrivata la posta? Ah, sei tu, scusa. Ciao. Di Giorgio sapete nulla? Ma perché non è arrivato? Ma che? Gli ho mandato un telegramma anche ieri. Io non so proprio cosa pensare. Credevo avesse scritto a voi. Allora? Ma vedrai che arriva oggi. Ma quando? C'era una corsa alle 4, l'ho atteso fino alle 4:30 e non si è visto. E dalla stazione in pochi minuti. Beh, ma c'è anche il diretto delle 4:25. L'hanno soppresso. Ah. No, non credo. Aspetta, vado a vedere, vado. Io sono avvilita. Lo sai, pare che abbia tanto da fare la... Mamma, per quanto abbia da fare, il tempo per una corsa ogni tanto dovrebbe trovarlo. Da Napoli sono 3 ore. E bada che in questo momento non parlo per me, sai, parlo per papà. Staranno chissà quanto tempo senza vedersi. Io non so come si possa, ecco, non so. Per me. Ormai mi sono abituata a starmene sola. Andiamo, non dire sciocchezze adesso. Io dico semplicemente che quando si vogliono fare i propri comodi non bisogna prendere moglie. Faira. Oh, signora mia, ma non poteva, per esempio, a Napoli trovare un piccolo appartamentino e portarci la signora? Pensare un po' meno a sé. Ma loro vogliono la loro libertà. Certo, trovare un appartamento oggi non è facile. Andiamo. Basta volere. E poi per pochi mesi. Beh, non ci sono gli alberghi, scusi. Si va all'albergo, no? Cosa ci stanno a fare gli alberghi? Ma sai bene che non abbiamo i mezzi per vivere all'albergo. E allora sa che cos'è? Che loro signore vogliono sempre lamentarsi da sole. Ma se poi qualcuno tiene la loro parte, ecco che si trasformano in tanti avvocati difensori dei loro mariti. E tutte così, beh, tutte. Tutte. Come ha ragione. E mi fa una rabbia essere così stupida. Ma perché stupida? Perché li vuoi bene? Purtroppo. Ah, brava. Per fortuna so che non la pensi così. C'è ancora il diretto, sai. Ah, sì? Grazie. Ecco, hai visto, vedrai che verrà oggi. Ma, speriamo. Avrà avuto da lavorare. Sì, lavoro. Una bella scusa anche quella. Ma, cara mia, pensa che è un uomo che ha delle montagne intere da traforare.
Quando un uomo è occupato a traforare montagne, capisci sì, bene? Sì, sì, scherzi pure lei. Sapete che cosa piuttosto? Che siete tutti uguali. Uguali perché sentiamo? Perché è sempre così. I primi tempi, grandi cose, grandi manie. E poi, passata la novità, le novità le andate a cercare altrove. Cara mia, dove vuoi che tuo marito possa trovare una novità più carina di te? Si vede. Sono 34 giorni che è via. E non è mica a sua disposizione l'harem del sultano, che io sappia. Ha una sola moglie. Sobrietà ammirevole. Ma non si prende moglie quando si vogliono fare i propri comodi. Si fa come fa lei, che può andare dove vuole, svolazzare di qua e di là. Infatti, io svolazzo che è un piacere. Andiamo, 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 Luisa. La fortuna, te lo ripeto, lei già nel volergli bene. Ed è una gran cosa, credi a me. Per soffrire di più. Forse, ma anche per sopportare. Per sopportare e per sperare. Per aspettare. Ma pensa invece se tu non l'amassi. Pensa che vuoto. Oh, si è fermata una macchina. Scommetto che è il sultano. L'ha visto? Io no, ma chi vuoi che sia? Vedi, sono le 5, è tempo di passare da casa e venire qui. Andiamo, spiana la fronte, asciuga le lacrime. Sorridi per dar gioia al tuo signore. Il mio signore, mi sentirà il mio signore. Zitta. No, aprono con la chiave e allora è Giulio. No! Ecco, hai visto che c'è anche Giorgio? Ah, eccola qua. Ciao, mamma. Ciao. Giorgio. Ho qua sotto. Sono passato da casa, ma non c'è Erika. Ti hai aspettato fino alle 4:30. Ho preso il diretto che arriva alle 4:25. Ciao, come ciao, stai? Giorgio. Ciao. Adi un po'. Ti sei ricordato di telefonare a quelli del banchetto? No, mi sono dimenticato. Che testa. Beh, allora vado io, vado. Sì, caro, grazie. Passa anche da Linetti che mi mandi quella roba entro questa sera. Volo. Svolazzo. Beh, che hai? Hai ricevuto i suoi telegrammi? Sì, ma non c'era bisogno di telegrafare. Lo sapevo bene che papà sarebbe partito dopodomani. Potevi essertene dimenticato. Dimenticato? Oh, senti, Luisa, ti prego, non ricominciamo. Non ho risposto ai tuoi telegrammi perché tanto arrivavo. Già, e io avrei dovuto indovinarlo. Andiamo, andiamo, ragazzi, pensate che fra due giorni parto. Indovinarlo no, ma pensarlo sì. Capirai, è più di un mese che sei via e si possono pensare tante cose. Oh, senti, tu sai benissimo che non è per divertirmi che sto lontano. E se in questi giorni non ho preso il treno è perché non ho potuto lasciare il mio lavoro. Non vorrei mica darmi a difendere di lavorare anche alla domenica. E da Napoli in 3 ore. Già, ma arrivare qui vuol dire perdere almeno una giornata. Perdere? Oh, senti, Luisa, ti prego, ma non prendere alla lettera ogni mia parola. Perdere, perdere per il mio lavoro è perdere. E poi non ho voglia di scene. Ho lavorato fino al momento della partenza, ho fatto colazione al vagone ristorante, ancora tutto qua sullo stomaco, e per giunta metterci su anche una scena, no? E va bene, non parliamone più. No, benissimo. E poi senti, vuoi che te lo dica schietto, schietto? Se resto fuori anche per quell'aria afflitta che da qualche mese ti sei scelta. Giorgio! Ma scusa, mamma! Si lavora dalla mattina fino alla sera, si è stanchi, si torna a casa. E il muso? Questo benedetto muso che sembra ci pigliate gusto a tenervelo appiccicato sulla faccia. Ma rendetevi un po' conto di quello che è la nostra vita. Lavoriamo noi, dalla mattina fino alla sera lavoriamo. E bada mamma che non è soltanto da ora che è così. Passati i primi tempi, poi sempre così. E il muso? Tutto il santo giorno la martire con 4 R. E per di più anche la scena. Andiamo, stai tranquillo. Sarà esaurimento, non dico nevrastenia, ma sicuri, gliel'ho detto 1000 volte, curati cara, curati, prendevi le vitamine che ti facevano tanto bene, perché l'hai smessa? E prendi le vitamine, ridi cara, ridi. Sei divertente, Luisa. Se credi di tenermi con l'ironia stai fresca. Tenerti? Ma io non ho nessuna velleità di tenerti, mio caro, vai pure dove vuoi. Ma Luisa! Ma lo vedi, mamma, lo vedi? Insomma! Se cerco di tenere tutto dentro di me... Se anzi alle volte mi sforzo di nascondere. Siccome poi non posso fingere, tu mi accusi di avere il muso, di fare la martire e trovi che ho una buona ragione per lasciarmi più sola. Se invece ho il coraggio di parlare e ti dimostro il mio risentimento, ecco che divento la donna nevrastenica alla quale si ordinano le vitamine. Ma scusa, che cosa devo fare? Dimmelo tu
ecco, adesso anche il pianto. Ci voleva pure questo, così il programma è completo. Ma dove vai? Di là, lasciami stare! Ecco qua. 3 ore di viaggio per ottenere questo bel risultato. Ma io sono uno stupido a prendermela così. Oramai, quando torno a casa, la prospettiva è questa. Ti assicuro, papà, che se non era per te, me ne sarei stata ancora laggiù. Ma sarà sofferente, non dico esaurita. Oggi l'esaurimento lo si respira con l'aria. Ma anch'io mi sento stanco, affaticato. Ma facevo una cura che le giovava tanto. Ma no, Giorgio. Ma lo sai benissimo che la vera ragione delle sue sofferenze sei tu. E ci vorrebbe così poco. Un po' più di sollecitudine, di tenerezza. Ricordarsi un po' più spesso che questa povera ragazza esiste. Volere o non volere, l'hai sposata. Non puoi mica metterla da una parte così... In certo modo, ti sei creato degli obblighi verso di lei. Ma scusa, mamma, perché parlare di obblighi? Io voglio bene a mia moglie, sinceramente. Ma devo pure pensare al mio avvenire, no? Per ora per me la cosa più importante è questo, il mio avvenire. E non lo dico soltanto per me, ma per la felicità di tutti e due. E io voglio bene a Luisa. Guarda, mamma, per darti una prova. Ecco, io sapevo che Luisa desiderava... un anello con un topazio. Ebbene, stamane a Napoli, prima di partire, io gliel'ho comprato. E non è stato un piccolo sacrificio per me, tutt'altro. A voi lo posso ben dire. Hai detto, figliolo, ma non vorrei mica pensare che con un dono, per quanto ti sia costato sacrificio, tu possa compensare una donna che ama della mancanza di quello che è più necessario al suo affetto. Ma può anzi offendere un dono. In quelle condizioni di spirito. Oh, beh, senti, mamma, se ti metti a tutti i costi dalla sua parte, no, allora... No, caro, no, non mi metto dalla parte di nessuno, considero le cose come sono. È un errore pensare che con un atto, sì, come quello, per quanto generoso, si possano far cadere dei risentimenti... Ma scusa, ma allora come posso fare io? Come? E non te lo so dire come, quando si ama non si dà a vedere come... È una cosa continua... E si sente che dà la tranquillità, la felicità. Vedete, voi altri giovani avete l'abitudine, prendete queste povere ragazze, le stordite di carezze e poi le buttate in un angolo della casa. Poi le riprendete, poi le lasciate, andiamo. Ci sono invece dei sacrifici continuati, magari piccoli che non costano niente, ma che sono il risultato di quello che c'è qui. E sono quelli che contano, che noi donne apprezziamo di più. Ma dimmi se i primi tempi ti saresti comportato così. Non te ne saresti andato, per esempio, a Napoli, lasciandola qui sola, l'avresti condotta con te. Ma era uno spostamento, non indifferente. Vediamo, ma se ti costa di più tenerla qui. E poi, Giorgio, quando si ama... Le difficoltà non si vedono, o se si vedono, non si sentono. E sono sicura che lei, pur di esserti vicina, qualunque privazione avrebbe sopportato. Non l'avrebbe nemmeno avvertita. Ma in fondo di che si tratta? Di 2, 3, 4 mesi al massimo. Benedetto figliolo, ma ti sembrano pochi per una povera donna che ti vuol bene? Ma allora scusa perché l'hai sposata, per andartene via, per conto tuo. Ma non esageriamo, mamma, via, per conto mio. Ma è il mio lavoro. Ma oggi non si può più pensare di vivere la vita tranquilla, raccolta, di famiglia, di 50 anni fa. Oggi, mamma, bisogna arrivare, far presto. È una necessità, sì, una necessità che purtroppo mette tutto sopra, sconvolge tutto, butta qua e là anche le famiglie, sì, anche le famiglie. Ma bella grazia se ogni tanto ci si può riunire e si può riprendere, per dei periodi più o meno lunghi, l'illusione dell'antico focolare.
Ma la vita patriarcale oggi, mamma, ma non facciamo ridere, per carità, non facciamo ridere. Stai zitto, Giorgio. Stai zitto. E a queste ragazze educate all'antica da papà e mamma, bisogna dirle queste cose. Altro che accarezzarle nelle loro utopie da romanzo. Altro che coltivare le loro malinconie. Ma della vita non capiscono niente. Dell'amore fra marito e moglie si fanno un'idea sbagliata, melodrammatica, da vecchie opere di repertorio. Il duetto fra il tenore e la prima donna. T'amo, 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 son tua, son tua, son Giorgio, tua mamma. Non essere volgare. Ma cosa c'entra la volgarità adesso? Volgare e offensivo.